Amici di Potere Robotico, ma soprattutto amiche di Potere Robotico, ma soprattutto amiche zoccole di Potere Robotico, siamo all'angolo dello straccione e puntata poi molto particolare questa. Beh, innanzitutto salutiamo il nostro ospite, Viper Toys, che ormai Sempre qua, sempre, ormai ospite fisso. è ospite fisso. E di qua abbiamo il Sensei, un quadro. Cazzo! E special guest che adesso mi fa da regista è l'avvocato. La prima volta che. Quindi questa è una roba Questa è la prima volta, è dietro le l'avvocato che quinte. fa la regia. Adesso basta. Cioè, Punti verso di torniamo alle qua cose e vi serie. faccio vedere questa roba che nasce dalla mia mente malata. Da quando il sensei mi ha attaccato un po', come si dice, la scimmia dei Transformer con Binary Wars, che però gli ho detto. Io non posso comprare della roba decente, Non in stile. io non in stile, Soprattutto fare io le serie devo, complete. e soprattutto fare le serie complete. Io devo prendere quelli che il Sensei soprattutto odia. E sono tutti quei personaggi, no? Che nei Combiner Wars, cioè che nella G1 non c'entrano un cazzo. I I reietti, bravo, i reietti. Sì, reietti. proprio quelli i più I più bastardi. bastardi, che poi ve li spiegherò dopo quando li avrò trasformati i nomini. Comunque c'è I questo camion, i nomini, robot, c'è questo camion alla, come si chiama, alla Commander, no? Sempre per usare i termini che al Sensei piacciono, no? Alla Commander che però è bianco e dorato, anche un pochettino quasi elegante, io direi. Ma quasi una forma elegante, non vi sembra Sì, un no. robot, cioè un camion elegante Poi questo il qua? bianco va di moda adesso. Poi il bianco va di moda, il bianco perlato. Poi abbiamo questo, cos'è? Un pick-up, sì, SUV, un pick-up. pick-up sportivo, gagliardo, che secondo me se vai a prendere una figa con una macchina di genere fa anche bella figura. Beh, è comoda, No? secondo me. A parte l'ascione, che dice, Alla fine gli cos'è passano sta roba? le idee strane quando vedi la show. Ma guarda, secondo Proprio me lato ci sono passeggero, talmente tante eh? fighe stupide che magari non se ne accorge neanche, ma dice, boh. Poi abbiamo l'elicotterino normale, un po', sì, non ha niente di che, a parte questi, come si chiama, questi missiloni, no? Così. Anfibio, orrendo, bianco, Sei a che io ci ho ruote. messo su, 6 ruote, io ci ho messo su questo, che sarebbe l'arma di questo qua, ma io ce l'ho messa qua perché faceva più Ti bella beccava figura. bene, ti Sì, permetti queste licenze così. L'Hasbro io non ti faccio quello che viene. voglio, io faccio quello che voglio, eh. E poi abbiamo l'aeroplanino colore cacca, Bello. marroncino, e anche qua mi sono preso la licenza perché gli ho messo due mitragliatrici, che ne avrebbe una sola, e ho buttato quella di, gli ho messo quella di, come si chiama? Air Raid, si chiama, Ah, sì, no? è vero. Una No, specie di. Airraid è difficile. No, Skydive. 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 E poi abbiamo suo cugino di Bombshell, sì, di Bombshell, come si chiama? Power Glide, che si chiama Viper, come il nostro amico Viper Toys. E basta. Per il momento Non svegliamo la niente. rappresentazione è questa. Adesso li trasformo in robot e vediamo fra un secondo. Blastoise. Signori, vi presento i Somarion. Ovvero tutti quei personaggi che sono stati scacciati sia dai Destructor che dagli Autorobot. Infatti, come possiamo vedere, ci sono 3 Autorobot, 1, 2, 3, e 3 Destructor, 1, 2, 3. Quindi, cioè, triade praticamente perfetta. Partiamo dalla nostra destra, il signor Alfio, che è stato scacciato perché è omosessuale. Noto, Adesso, sessuale dei se viali volete, di dopo Parma. voi. Ci darete degli omofobi così, però noi non abbiamo niente contro Alfio, anzi, È qui. ce l'abbiamo qua. È Però stato è così. cacciato perché, sì, sappiamo che i Transformers sono tutti maschietti, o almeno quasi tutti, c'è forse qualche femminuccia Sì, nei Verita, One, Chromie, Chromia. però vabbè, lui insomma è stato scacciato perché insomma nelle docce lui lanciava sempre i saponi L'olio, l'olio, o lanciava l'olio. l'olio e cose dicendo. Poi abbiamo Carraia, detto il signor Carraia, che è un signore che è stato scacciato dai Destructor perché lui è un villico, cioè lui si fa anche un po' i cazzi suoi, no? Lo ha suo orto, lo zappa
con la sua ascia, e comunque è manesco. Cioè, se uno passa e dice buongiorno signor Carraia, boom, una schiaffa, Un pronti po' via. psicopatico, Quindi sì, dai, è ecco. stato scacciato anche lui. Qua abbiamo il cugino sfortunato di Commander, perché La lui, malachina. sì, esatto, quoziente intellettivo di un topo, praticamente, però forte fisicamente, diciamo, cioè, Bastante. sì, è una potenza senza controllo, bisogna stare attenti, però buonaccione, buonaccione, si dice, vi fa, bibibibò, però Buon insomma, comandato. va un po' comandato, sì, e Commander si vergogna molto di lui, Ma è suo diciamo. cugino, è un È cugino. un suo cugino, il signor Magnano. Poi qua abbiamo uno dei peggiori, secondo me, che è Rocco. Rocco, in quanto vedete, un po' bolscevico comunista, anche se è di colore bianco, e lui niente, si imbosca, ragazzi. Lui è stato scacciato dall'autorobot perché sì, lui si imbosca. C'è cioè, da andare a combattere di là, ah sì, e lui gira di là, cioè. Praticamente non lo vedi più. E poi abbiamo Blastoff, che lui sarebbe l'unico originale, perlomeno con il nome, perché lui nasce invece Shuttle, no? Esatto. E niente, lui è uno scorreggione, e quindi come vedete anche il suo colore Ricorda? richiama, Scorreggia. sì, richiama un po' ciò che viene fuori dal sederino, diciamo. Oh, la regia Ti piace? Mi piace perché sta Sul sul pezzo. pezzo, cose del genere, sì. E Adesso quindi lui è andiamo stato. sul E poi abbiamo, scorreggino. sì, abbiamo Viperino qua, che lui è tremendo, perché lui fa gli scherzi. Ah, lui è scherzone, poi vedete che è piccolo, è un po' bastardino, Si no? imbosca, cioè nel senso si Sì. imbosca per fare gli Fa scherzi. gli scherzi, li fa soprattutto lui, perché lui dopo non reagisce, no? Tipo, non so, gli mette il Guttalax nella birra e lui dopo va al cesso, se no gli mette, fa i classici, quando va a Sì. dormire gli mette la. È un Gigi Latrof. Sì, è un Fa gigiratrofo, il sacco sì. nel E li fa letto. un po' a tutti, beh, anche lui lo scherza abbastanza, anzi, a causa della sua omosessualità, non so, Sì. gli dice, guarda, vai in quel negozio e magari un negozio pieno di O di gente tatuata. Di tatuata, ma così l'unico a cui non fa gli scherzi è lui, perché dopo lui non reagisce mai. Prende Non lo bene. fa il Sì, signor Carraia. Rocco, sì, il signor Carraia dopo è capace Di di. mollargli due bastoni. Sì, è un po' tremendo. E quindi lui diciamo che lo lascia un po' stare. Perché a lui è inutile che gli fa, perché tanto lui si imbosca. Anzi, si trovano mentre si stanno Esatto. Quindi insomma, sono dei ragazzi un po' così, questi qua. Li prendiamo come sono. Ah, raffreddore, signor Scusate, Senzato. scusate, ma è un po' di allergia, niente di. Ma quella roba là, la patata? No, perché qua non ce n'è mica peraltro, mi starei Non ce n'è preoccupando. mai, Per voi però non ce lasciate n'è mai. mangiare, che ma. Quello là che guardava quelli senza Niente, e barba. quindi loro sono l'ultima linea di difesa. Quando Tranquillo. Bruticus, quando Superion, quando Devastator, quando Signora la Madonna Non ce la fanno non più? ce la fanno più, Commander arriva e dice: Sobarion, trasformatevi in Goninus. E ora lo vedremo. Ed ecco qua il combiner per eccellenza di tutti i reietti, Goninus. Dove abbiamo messo il frocio a sinistra, lo scorreggione a destra, il Signor villano Carraia. gamba a sinistra, l'imboscato alla gamba destra, il burlone davanti e naturalmente Il come bonaccione il dietro. buonaccione come struttura gigante. Io sono rimasto molto soddisfatto Beh, secondo me quando qui sono visto. lo straccione ha. Si è buttato fuori, eh? No, cioè, Ha esagerato. no, no, secondo me ha veramente oltrepassato anche i confini della Hasbro. Cioè, la Hasbro ha fatto di peggio con questa linea Combiner Sì, Gold. Ha decisamente, tirato fuori, decisamente. ma quelle, almeno c'è Io ho un'idea, cioè. messo le gambette in questa maniera, di solito si mettono in maniera diversa, ma quella maniera che mi mette la Hasbro non mi piace un cazzo. Cioè, Ma quando quelle orecchie là sono. sono giuste così? Quando. Ah, qua dici? No, le No, le orecchie della orecchie della testa. testa, Perché dice. proprio non mi piacciono mica, quella. Non è che vanno un po' indietro. Ma volendo vanno anche indietro, però. Così? A me piace di più. Ah, boh.
Ma può darsi che ho sbagliato io a, a metterla a posto. No, beh, qua di sbagliato c'è tutto. C'è tutto o niente, nel senso che dato che uno interpreta. Sì. Questa è un'interpretazione dei Combiner's Wars. Uno anche con i Combiner's Wars può fare quello che la voglia e io ho fatto sta roba qua. Adesso è importante, io credo, per il pubblico di potere robotico andare un attimo a fondo sull'etimologia, perché Goninus, perché... Beh, vero, l'ho scelto un po' così, il nome. E che non, cioè, cosa rappresenta Gognino? Il Gognino, perché... beh, perché è un Gognino, c'è anche poca cognizione. No, perché... basta, mi piaceva solo il nome, a dire la verità. Visto che il pubblico è un po' da tutta Italia, anzi, che passa anche i confini. Sì, Gognino vuol dire maiale, ecco, no, cioè il Gognino attimo... sarebbe il maiale. Che del maiale non si butta via niente. Non si butta via niente. Poi non sono d'Italia, siamo seguiti. Sì, no, appunto, anche in Iraq. Quindi pensa un po'. Intanto vi faccio vedere le due armi, io le ho messe qua come cannoli, in mano non tiene niente perché altrimenti tanto non ci stanno la roba in mano. Lui lancia i missili da qua, volendo si trasforma anche in una... un razzo missile? No, in una, un pistolone, sì. Viperone. Qua abbiamo questi altri cannoni messi sulla, sulle braccia e poi ho messo questa cosa qua, la Shona. Della Shona, che se lui cade... e non so, ha un nemico addosso, allora prende, lascia e BAM! Molto MacGyver. No? Molto MacGyver, molto MacGyver. E in più ha un colpo, che è il suo colpo finale, secondo me, che lui prende per la testa, con la mano destra, naturalmente, il suo nemico, no? Gli schiaccia la testa e lui molla una super scorreggiona, perché lui è lo scorreggione, che accoppa immediatamente il... L'avversario. Ci c'è sono i kit qui da della PFF. Sì, vabbè, sì, ho messo i kit perché a me quelle robe qua proprio non riesco a farmele digerire. Non hai badato a spese? No, in effetti mi è venuto costato. Sta per accadere È poco stroccione. Ecco, è caduto. Te l'avevo detto che ti stava per accadere. Guarda, questo a casa è stato più bravo, ma perché? Perché è un burlone. Anche così si può tenere, dopo ognuno quando ci avrà il suo commander, ci avrà il suo Goninus. Uno poi Goninus a casa lo per me, un se po' andremo con... a vedere dopo la recensione le vendite dei componenti del Goninus schizzeranno a bomba. Anche perché lei spaccione non si era limitato solo a Goninus, ma aveva fatto anche a Bortum. Sai, quando ero nel momento, diciamo, topico, avevo comprato anche Cyclonus. E allora ho detto, fine, avevo tre, cioè avevo anche Cyclonus, e ne devo prendere un quarto a caso, ho preso, come si chiama, Skydive, sì. E dopo avevo fatto, con gli stessi pezzi, in mezzo Cyclonus e di qua Skydive, avevo fatto Bortum. Che però Bortum, no, ma non mi piaceva Bortum, perché non aveva un senso, perché Cyclonus esiste. E poi è anche bello Cyclonus, del coso. Chiaro che forma Galvatronus, che... Sì, questa cosa... Tutti un po' bonus, però... Sì, no, ma è molto più bello Goninus. Per me l'Hasbro e la IDV prenderanno punto e cambieranno la continuity dopo aver visto questo. Sì. Secondo me potrebbe aver successo. Sì, anche secondo me. Vedremo i nostri fan se si iscriveranno e se... E che devono mandare i commenti. E... Sì, questo qua effettivamente non di più, ma secondo me questo qua cade, tanto quanto cadono gli altri sul petto di quelli originali, diciamo, perché è una zona questa qua molto a rischio. Sì, infelice. Sì, è una zona, metterci qua il coso, ma a me piace anche così, anche senza lui, però dato che questo qua era talmente falso, esattamente falso e burlone che, e poi ho scoperto che questo Viper è un personaggio che nasce da un fumetto che si chiama crossover, che si chiama G.I. Joe contro Transformer, una roba del genere. E c'è un personaggio che si chiama Viper, non so se è fatto con queste sembianze, però perché queste sono le sembianze di Power Glider. Se anche Exhaust per caso, non lo so, non ho letto quella cosa un po' Fausto. Non ho letto quella cosa lì. Quindi secondo me lo staccione ha sbagato. No, qui è il progetto va oltre. C'è il sensei che fa delle facce tipo... Oh. Guardiamo adesso, se dica... No, bisogna portare lo stand dello straccione a Lucca per presentare questi modelli. Questi modelli che almeno l'Hasbro copre. Perché il sensei non vuole essere mai inquadrato, lei. No, ma io... Sempre un bell'uomo il sensei, direi qua.
Ma a parte quello, cioè io non è che mi sono defilato, io mi sono un po' defossa. Non lo voleva toccare, non voleva neanche filmarlo. Non voleva filmare, no. Io mi sono un po' defilato, mi sono un po' tirato fuori dalla... Va bene, comunque ci possiamo salutare. Possiamo salutare. Questa puntata meravigliosa dell'angolo dello straccione, salutiamo l'amico Viper Toys. Salutiamo se sempre c'è defilato e beve, no? E poi ringraziamo un'ottima regia, secondo me, che è quella dell'avvocato, che forse mi prenderà il posto. E adesso andiamo a Putani, eh? Ah, caso... sì, si giri però. Ah no, scusa, adesso andiamo a Putani perché le ho... Hola. Ciao. We'll be right back.